Buongiorno Cigliati, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, un'altra puntata di calciomercato. Non ho fatto altre puntate in questi giorni perché quando inizia il calciomercato sparano nomi a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Beh, ora invece io vorrei concentrarmi nei pochi nomi che possano essere una quasi certezza, quasi certezza, perché tanto certezza non è finché non sei a Firenze. Berardi, sorpresa, Berardi non va alla Lazio. Berardi da circa 14 anni lo deve prendere la Fiorentina tutti gennaio e anche in estate praticamente Berardi è sempre vicino alla Fiorentina. E chissà se veramente a sto giro Berardi arriva alla Fiorentina. Alzo un pochino i gradi, no, alzo, abbasso i gradi in macchina perché fa un cazzo di caldo tremendo. E allora Berardi, primo nome, che ne pensate? Poi nome che mi piace da subito, l'ho detto anche mi sembra nel primo video, è di Zola. Secondo me è l'attaccante giusto per la Fiorentina, solo che Jovic ha detto che vuole restare a Firenze, però Zola, nome giusto per l'attacco secondo il mio modestissimo parere. Poi Maximiliano, portiere della Lazio, ha giocato mi sembra solo una partita, poche, e ha fatto una cappellata incredibile, me la ricordo nella prima giornata, infatti poi dopo non ha giocato più. Io mi ricordo solo quella di questo portiere. Vabbè, questi insomma. Poi c'è nome di Ngonge, non male, eh? Non male il giocatore del Verona. Ya ormai è fuori dai giochi perché la Salernitana l'ha riscattato. Poi vediamo se mi ricordo qualche nome. Come si chiama quello del Bologna? Porca merda, come si chiama quello del Bologna? Dominguez, un giocatore del Bologna comunque che non conosco, perché se non mi ricordo il nome non lo conosco, non l'ho seguito. Comunque nomi che circolano per adesso, quelli che sembrano un po' più, sono questi. Poi vabbè, ho visto Pinamonti, cioè vabbè, nomi messi lì a cazzo di cane, perché sono tutti nomi messi lì a cazzo di cane. Comunque, ma se dovesse arrivare Zola sono contento. Berardi non lo so, Berardi sì, è un buon giocatore, tipo risolve le partite, però non lo so se Firenze è la piazza giusta per lui. Certamente non è mica un giocatore da buttare nella pattumiera, come dice Buffon, che ora se ne va in Arabia Saudita, gli danno 30 milioni per un anno, 45 anni, roba assurda. Quelli ce l'hanno la pattumiera al posto del cuore, preso proprio fuori di testa, ma capite? Vabbè, ditemi anche voi ragazzi qualche nome che sta circolando, che vi piace, che le vorreste vedere alla Fiorentina. E niente, parliamo un po' di questo calcio mercato che verrà, che per ora come sempre, come tutti gli anni, è fermo lì, insomma. Non c'è stato, a parte gli acquisti di Sabiri che l'abbiamo preso a gennaio. Sabiri, a proposito, anzi, Sabiri è un giocatore della Fiorentina. Poi torna il buon Benassi un'altra volta, e Rasmussen dal Feyenoord. Posso ricordare tutte le cose ragazzi, io sono un giornalaio,
Rasmussen, comunque Benassi e Sabiri tornano. Sabiri arriva alla Fiorentina, Rasmussen e Benassi tornano dopo il prestito. Ragazzi, che vi devo dire? Io vi saluto, sono arrivato a casa, ho lavorato anche stamani. È caldo Arezzo. Arezzo è caldo, figli ne va a darlo dove c'è il negozio. Si stava da 10. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Leonardo. Buon appetito se non avete ancora mangiato, ma credo di sì. Sono io che non ho mangiato.